Io credo sia fondamentale fare delle retrospettive su personaggi come Pavel Pressburger, anche perché poi sono insieme a un altro personaggio importantissimo che è Jack Cardiff, cioè tutte e tre hanno elaborato questo splendido sistema di colore, hanno valorizzato la Technicolor, il sistema Technicolor in un modo straordinario. E siccome adesso è abbandonato, ripercorrerlo è un'esperienza per tutti istruttiva, significativa e anche emozionante. Pensando a tanti registi con cui ho collaborato, probabilmente il regista più innovativo, insomma la palma penso ce la debba avere Antonioni, perché è con lui che abbiamo sognato un cinema del futuro che andasse oltre i limiti in fondo della pellicola, e girando il mistero di Oberwald abbiamo cercato di dimostrare che c'era un futuro nel quale l'autore potesse esprimersi ancora più liberamente, in modo più profondo. Questo ancora non è accaduto, ma le nuove tecnologie sono arrivate, io penso che ci saranno nuovi registi, nuovi autori della cinematografia che riusciranno a dare l'essenzialità di queste nuove tecnologie, che sono sì una forma di libertà, ma anche una forma di prigionia possono essere. Festival. Anche guardando in camera questo invece. Voglio mandare un saluto al Torino Film Festival perché è troppo glorioso, e quindi aver partecipato in una forma attiva quest'anno mi ha reso felice.